no? Me l'hanno firmata tutti, più c'ho la sua personale usata durante una partita 2 anni fa. No, quello si può chiedere. Ma sarebbe una cosa carina. Senti, dici di questo articolo e poi dici invece di quello che è successo lo scorso weekend, che nel Ticino c'è stata la FCB Escola, no? Esatto. Allora, l'articolo semplicissimo, quando ogni tanto, quando facciamo qualche avvenimento così, gli mando qualche foto, sia sport sia mondo deportivo. Volta me l'hanno pubblicata su Sport, di solito le altre volte me l'hanno messa sul mondo deportivo, sì, quando sono andato a vedere la Champions contro le Barche, che poi dopo siamo andati a vedere anche la pallamano, avevamo fatto la foto con mio cugino così. E poi gli ho mandato le foto ieri, sì, mi arriva da Antonio Closa praticamente l'articoletto dicendomi che ci avevano pubblicato sull'edizione di Sport fuori Catalogna. Ok, esempio, la mia amica Dobrinca, che sì, anche lei è finita con la nostra maglietta, vedete, sì, la foto, lei abita a Madrid, ha potuto comprare il giornale, c'eravamo. Il papà di un nostro tennista, sì, che abita a Barcellona, l'ha comprato, non c'era. Non c'era. È caduto Sergio, ragazzi, nel momento migliore, cruciale. Vabbè, aspetta che lo recuperiamo. Max, stavo pensando, sì, che uomo sorprendente che è questo Sergio, perché certo, perché metà uomo metà leone, no? È caduto nella fossa. Esatto, è caduto nella fossa dei leoni. Nella gabbia. Stavo dicendo, e appunto, e questo articolo qua l'avevamo mandato via subito dopo la vittoria della Liga. Dopo, quando mi ha scritto, c'è scritto, l'abbiamo pubblicato adesso perché... E dopo c'era l'Europeo, c'era la finale di Champions, così, erano le pagine già occupate, no? E mi citano, cugino di Lira, ok? Ma anche presidente della Pegna, che non, io non sono presidente della Pegna Ticino, lo metto in chiaro. vabbè, è giusto nei confronti del presidente, certo, che è Fernando Martinez, dirlo pubblicamente. No, che salutiamo anche, il presidente, sì, lo salutiamo. Esatto. Grande abbraccio. Parlare della FC del campo, scuola, del, sì, Barça. Sì, il campo. Questa settimana, appunto, c'è questo campo di Lintrona. Noi ci siamo messi a disposizione per dargli una mano, almeno per allestire lo stadio. Il sabato eravamo io, Luca Ruschi, Daniele Machado e Fernando Martini, il presidente, a dargli una piccola mano. Siamo andati lì in mezza giornata. Dopo, adesso stiamo facendo gli allenamenti, domani sera andiamo a trovarli e mangeremo la pizza assieme a loro. Invitiamo questi 4 allenatori della cantera che sono a Bellinzona, l'organizzatore che è Simon della Maxi, che è una società di Rimini che c'ha la licenza sul campo, e niente, una roba carina. Lo stadio di Rimini l'hanno allestito molto bene, magari qualche foto tu l'hai vista, Max, penso, sì, tramite la pagina della, sì, Pegna Ticino, e voi sempre con la piccola menzione, no? È uno dei campi con più bambini iscritti, con 152, forse solamente Pescara più iscritti, da quello che ho capito, e quindi fa anche piacere che è stata una delle più presenziate, no? Esatto, è uno dei campi con più iscritti. Magari porta anche qualcosina alla Pegna, perché dopo che ci hanno lasciato mettere lo striscione della Pegna allo stadio e tutto, quindi un pochino di pubblicità anche alla Pegna per far capire che un supporto al Barça c'è anche nel Canton Ticino, con la Pegna Ticino. Senti Carmine, la portiamo giù da te la FCB Escola?
Ma magari, magari. No, comunque volevo fare i complimenti a Sergio, che è veramente un grande, si sta impegnando veramente tantissimo con questo progetto qui. È un ragazzo straordinario e merita tantissimo, perché veramente Sergio sei un grande. C'è mia moglie a fianco che si sta iniziando ad ingelosire comunque. Però diciamo che è solo amore platonico, quindi non... l'amore platonico. No, io volevo far notare una cosa sull'articolo che... aspetta che lo vado a riprendere, sull'articolo che Sergio che è uscito, c'è una parola che a me, a Sergio, a Alessandro Esposito, a Vittorio Pecone, abbastanza cara, che è per descrivere i soci della Pegna di Bellinzona, viene detto zona italiano hablante de Suiza. No, Sergio? Esatto, il canton Ticino è la zona della Svizzera dove si parla italiano, la nostra lingua nazionale, l'italiano per noi. Esatto. Dopo c'è la parte dove si parla tedesco e la parte dove si parla francese, ma lì la nostra lingua nazionale, la nostra lingua nazionale è l'italiano, per quello sono qua con voi stasera, le altre volte. L'amicizia è nata anche per quello, no? Ti ricordi quando si diceva in italiane, gli ho detto, noi non siamo italiani, esatto. E tu hai subito corretto in italiofoni, italofone, nella perfetta lingua della crusca è italofone. Italofone, esatto. Italofone. Va bene, quindi questo è importante, perché se già arriva, insomma, su un giornale come Sport, sta cominciando a passare questo messaggio, Sergio, no? Cioè, tu oggi stai parlando al di là che con me, con Flavio e con Alberto, che stiamo un po' a metà della distanza, però stai parlando con Carmine Infante, che vive, diciamo, in una parte che è molto lontana dalla tua, ma che con lui avete in comune sia la fratellanza per la bandiera del Barça, ma anche la lingua. Esattamente. E quel weekend che eravamo giù praticamente, tra virgolette, assieme, io e Carmine, se Carmine si ricorda, gli ho detto vieni a vedere la pallamano con noi, e lui non poteva, era già occupato, aveva già un altro progetto a Barcellona. Perché dopo, se ti ricordi, io ho pubblicato un altro articolo. Sì, è vero. E citavano anche la Pegna di Bergamo, perché c'era Andrea Fabiani, e hanno citato la Pegna di Torino, perché c'era Darien Garcia, questo mio amico. Quindi il piccolo, ho sempre detto che il piccolo raduno italofono era già nato, un piccolo raduno italofono. Dopo c'era Davide Mula, che c'è la Pegna Ticino, per la vicinanza tra dove abita, tra la provincia di Varese e Canton Ticino, c'era Quinten, c'era un'altra socia di Bergamo che è la Valeria questa, quindi si possono fare queste cose qui, se il Carmine l'avessi conosciuto in Facebook solamente 2 settimane prima, sono sicuro che era lì con noi a fare le foto. Sono d'accordo. È vero. Ragazzi, sono le 23:18, vi chiedo l'ultima cosa a tutte e due, che riguarda appunto più che il mercato, insomma, abbiamo già parlato, è che di venerdì, l'appuntamento di venerdì, cioè del calendario. Partendo da Sergio, che ti aspetti? Qualcosa, cominciamo subito il solito calendario del Barça, cioè la prima partita è al nuovo San Mamés col Bilbao, e poi c'è l'Atletico, poi insomma ci mettono tutto, oppure riusciamo a partire incontrando squadre un po' meno forti di queste che ti ho nominato? Quale però la tua preferenza, quale sarebbe? Tu sai che io sono molto fiducioso in tutte le cose, quindi direi
giocare 36 volte contro il Real Madrid. Purtroppo non si può, perché sennò vinciamo, le vinciamo tutte. Certo. Allora, spero che parta abbastanza forte, sinceramente. Perché se parte abbastanza forte, se lì cominciamo a giocare bene, siamo riposati, possiamo fare i punti, qualche punto in più di vantaggio si fa sempre comodo. Dopo sai, quando il sistema elettronico, quando il computerone butta i dati, non si sa mai quello che combina. Certo, speriamo quest'anno un calendario migliore. Quello sì. Ti spero sempre il classico in casa al ritorno, così è più facile prendere i biglietti. È vero. Perché se fossi già in ottobre così non potrei viaggiare. Dopo questo si vedrà. Il classico in autunno, tranne quello di Martino. Fammi pensare, a dicembre quello del Pep del hai ragione. Di più quello di Martino, l'ultimo in autunno, ma c'è stato quello del Pep del 2008 a dicembre sotto l'acqua, c'è stato quello del gol di Ibrahimovic, c'è stato anche il pareggio col quelle tre, che era 2-2, 3-3, com'era quella grande punizione 3-3? No, non quella del 3-3 che ho capello. 3-3 era marzo, era il mio primo classico, diciamo, come socio, quindi quello non me lo dimenticherò mai. Il 2-2, il 2-2 a ottobre, a novembre con il gol di Leo, l'anno di Tito. Te lo ricordi? Sì, adesso mi ricordo tutto. Però sai, se fosse nel giorno di ritorno, anche per organizzarsi è molto più facile. Sì, perché mi ricordo qualche anno fa, l'hanno messo proprio settembre-ottobre, hanno cominciato a vendere i biglietti a metà luglio. Cioè, tra le vacanze e tutto, era quasi impossibile prenderli, no? Certo. E avevo dovuto rinunciare. Sai, se giocano a marzo, aprile, maggio è più bello, no? Sinceramente è più facile prendere. Dopo, una cosa che spero del calendario, ripeto la mia passione per la pallamano, che coincida qualcosa, no? Un viaggio, un piccione con due fave, no? Due piccioni con una fava, ecco. Sbaglio anche i detti. Va bene. Carmine, invece tu che ti aspetti da venerdì? Ma Max, la squadra c'è, i campioni ce li abbiamo, qualsiasi squadra ci capita, per me va bene tutto, ecco. Da tifoso sono pronto a tutto, non spero di trovare squadre facili. Per me sarebbe anche bello partire subito con il botto, come ha detto anche Sergio, quindi per me va bene tutto. Vabbè. Da tifoso, allora noi saremo venerdì tutti pronti sui nostri social a commentare, pronti a fare. Cosa c'è, Sergio? Sai per caso l'orario del sorteggio? L'ho guardato, non so, fanno sul verso le 2. Saremo tutti pronti. Saremo tutti pronti a ricevere, insomma, gli aggiornamenti, a capire qual è, così poi tra i nostri, nei nostri social cominciamo già a calendario alla mano a pensare di organizzare un viaggio per andare a vedere una bella partita, magari tutti insieme, così insomma ci facciamo anche questo in attesa dell'inaugurazione della Pegna di Roma, ecco, anche perché dovremmo inaugurarla con tante pomposamente, quindi va bene. Che è la Pegna 2229. Bravo, me l'hai ricordato, me ne stavo dimenticato. 2229. Hai letto benissimo, 2229. 2229.
Beh, quindi insomma è un grande orgoglio. Ragazzi, vi saluto, vi salutiamo, anzi, e ci sentiamo. È stato un piacere, ci sentiamo, come sempre, Max. Ci sentiamo sui social network e poi insomma ci sentiamo. Sì.